Ragazzi, salve sono qua, Master Wall, carico, carico carico. Allora, doparsi consapevolmente. Quante volte avete sentito questa frase detta in giro da più o meno presunti esperti, a volte se stessi consumatori, quali sono le cinque motivazioni più usate per giustificare questa cosa? Ecco, ho fatto un'analisi di delle ci sono varie scuse, varie giustificazioni, tu, tutte ingiustificabili, però le cinque più note che spesso vi, se vi sentite ripetere da certi presunti esperti, ve eh, le dico e eh, vi, spiego anche le, eh, vi spiego anche come confutarle facilmente, perché quando un argomento è fallace già in partenza, quando le premesse sono fallaci, qualsiasi argomentazione che viene detta per giustificarla. È facile smontarla quindi non... però ve le dico perché magari molti ragazzi ingenui o qualcuno dice eh, però lui ha detto che il campione ha detto che l'esperto ha detto che ecco dicono tutte sciocchezze in mani e adesso analizziamo le, le cinque diciamo motivazioni che più spesso vengono dette no quasi come un mantra e che poi la gente specie i ragazzi ingenui anche qualcuno adulto che però evidentemente non è molto lucido o è in mala, o è in mala fede, le, le, le approva. Dice: diciamo, Ma certo, questo ecco, questo ha ragione. Vedete come capisce le cose? Per cui bisogna, bisogna capire che in fondo ci si può anche dopare. Perché? 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 Ecco, adesso vi, vi dirò queste cinque le cinque più note motivazioni, scuse, mettiamole come volete, arrampicate sugli specchi. Eh, le 5 che si sentono dire più spesso e le analizziamo ma ripeto è facile smontarle perché sono talmente inconcludenti eh, io lo chiamo voler giustificare l'ingiustificabile <ride> cioè è un po' come se è un po' come se eh, qualcuno volesse eh, è un esempio un po' estremo però per giustificare atti chiaramente eh, illegali, completamente sbagliati, assurdi, anche proprio mh, qualcuno volesse accampare così una specie di morale o di, o di etica. Comunque, andiamo subito nel vivo, così capirete. Ecco, la prima, eh, la prima scusa, tra virgolette, la prima motivazione che si sente spesso dire da chi si bomba e di chi parla ai ragazzi insegnando come bombarsi è questa. Eh, L'importante è non esagerare. Quante volte ve l'hanno detto? Eh sì, quello è morto perché esagerava, questo è stato male perché abusava oppure prendeva sostanze troppo tossiche, spesso si parla di trembolone, no, no, perché il trembolone, state attenti perché poi alla fine lo, lo usano tutti, eh? cioè, proprio anche detto pubblicamente, sì, un po' di trembolone, ci sono note influenze che hanno proprio detto che lo usano nella preparazione, quindi o, oltre al resto. Quindi la prima scusante è questa, non esagerate. Non fatevi dosaggi troppo alti, non prendete sostanze troppo tossiche, state a dosaggi mh, modesti e non prendete eh, sostanze troppo tossiche o pesanti. Uno dice, beh, mi sembra anche ragionevole. Sì, è come se qualcuno vi dicesse, puoi drogarti, puoi usare eroina, eh, drogati pure, però mh, non esagerare, non farti due o tre iniezioni al giorno, non usare roba tagliata. Eh, Grazie, è ovvio che queste cose hanno un senso, ma il problema è che comunque uno si droga, cioè, avete capito? Quindi il fatto che vi dicono queste cose, ma comunque giustificano il fatto di doparsi, già di per sé è assurdo, ma in questa cosa che vi dicono ci sono anche cose abbastanza ridicole, cioè primo, non esagerate con le dosi, e qual è il limite in cui sono esagerate o non lo sono? Perché se uno potrebbe dirmi, beh io... Ho conosciuto ragazzotti che per l'estate si prendevano tre, tre pastiglie di oxandolone. Eh, e uno può dire: beh, in fondo, sì, è veramente minimale, è sempre sbagliato, ma veramente minimale. Ma voi pensate che la gente che vedete qui, agonisti, influencer, o, o chi vi dice queste cose, loro vanno avanti con dosaggi così minimali? Ma che, di cosa state parlando? Questi vanno avanti con dosaggi, prendono testosterone alto e steroidi. A dosi ben più alte, quindi, questa cosa del non esagerare. Che cosa significa? Chi lo stabilisce, capite come è senza senso e loro stessi. Comunque state certi che non prendono cose minimali, buttano dentro, magari eh, non prenderanno forse come i mister dell'Olimpia, forse. Eh? Ma prendono quindi già questa è una sciocchezza, anche perché poi cosa vuol dire non, non esagerare? Ripeto, chi lo stabilisce? Ecco, quindi eh, poi non usate sostanze tossiche, che cosa significa? Sono tutte tossiche. Una delle sostanze più usate è lo stanazololo, il Wistero è uno dei farmaci più tossici per il fegato che esistono, lo usano tutti per definirsi in gara o per avere qualità muscolare. E allora? Trembolone, tutti ne parlano male, poi alla fine lo usano tutti? Quindi, di che cosa stiamo parlando? E poi, tutti i formaggi, tutti i formaggi, sì, buonanotte, tutti i farmaci, i formaggi fanno meno male, tutti i farmaci sono tossici, qualunque farmaco voi prendete sono tossici, ma perché sono to so tossici? Ve lo spiego. Perché qui c'è un errore di fondo: non esistono farmaci dopanti, cioè farmaci per i doppi. veramente la definizione è sbagliata. Non c'è nessun farmaco che è stato creato per il doping. Tutti i farmaci che usano sono stati creati per curare malattie, che poi vengono usati in modo abnorme per i doping. Ma i dosaggi che usano loro non sono quelli per le malattie, che hanno dei parametri studiati dai medici, ci sono dei, dei parametri quindi danno dosaggi controllati. No, loro vanno sempre molto molto oltre. Quindi, mh, sono tutti tossici, sono tutti con effetti dannosi, avete capito qual è il punto? Quindi, la prima scusa, non esagerare, già vedete come decade di fronte alla, alla realtà dei fatti, poi, eh, ecco l'altra seconda grande motivazione, o scusa che usano per giustificare il doping è questa, eh, però perché si va sempre lì: è eh, quello, è morto perché. Non ha fatto i controlli, non era seguito. Quello è stato male perché non, non si faceva i controlli, non era seguito. Avete capito? Vi dicono no, dopatevi pure, ma fatevi controllare. È come se vi dicessero diventate pure alcolizzati, bevete alcol a litri tutti i giorni, però fatevi controllare dal medico, fate gli esami epatici, così, così che cosa? Il medico di fronte a un alcolizzato, l'unica cosa che gli può dire, sì, ti do i farmaci per per il fegato, ma eh, se non smetti va in cirrosi, che cosa vi deve dire il medico? Cioè, il, quando un bomberol si fa gli esami, che, ma voi pensate veramente che gli esami che si fanno in bomberoli vanno bene e quindi loro vanno avanti? Perché siccome gli esami vanno bene, allora il mio fisico sta bene posso continuare a dopparmi, a parte che è falso, perché il crollo potrebbe arrivare in qualsiasi momento perché sei sul filo del rasoio. ma guardate che non esiste che chi si bomba ha, esami, c ha, c ha gli esami a posto, è, è impossibile. Quando ve lo dico, sono balle colossali. Beh, se le facessero vedere allora, vediamo gli enzimi epatici di chi si bomba, vediamo i valori renali, vediamo, insomma, vediamo tante cose. vi risulta che ve le hanno mai fatte vedere. Perché è impossibile che, che siano in ordine, è semplicemente impossibile. Quindi, questa già è un'altra sciocchezza che vi dicono. In più, in qui c'è anche un'altra grande ipocrisia, che è questa. Eh, se dai, Ammesso che uno si controlla, mm, ammesso che gli esami non vadano bene, io dico ammesso, ma in realtà è sempre così, non vanno mai bene. E che cosa succede? Cioè il bombarolo smette di bombarsi, l'agonista che deve fare la gara smette di bombarsi, l'influencer che ha costruito la sua carriera sui farmaci smette di bombarsi, il campione che smette di bombarsi, non smette nessuno. C'è anche se il medico dice, oh, qua la situazione è questa, ah lo so, ma io devo andare avanti, devo... Cioè, quindi anche se gli esami non vanno bene, non, non smettono lo stesso, per cui è una precauzione completamente inutile. Il problema è che continuano a doparsi chiaro, mi entra dentro la testa perché è così che funziona. Terza motivazione, sì, questa diciamo è la più forse paradossalmente, veramente la più ridicola, perché non, non c'è qui una reale, non c'è qui una reale giustificazione. Questa è una cosa veramente campatinaria. in aria, cioè è una, una scusa autoreferenziale che uno si dice per giustificare cose che sono ingiustificabili. Ed è questo quando. Quando, si, quando il, eh, Bomberolo dice, eh, perché prima fanno la premessa, no? Grandi moralisti, no? Io non vi non dico a nessuno di doparsi, ma ci mancherebbe, non lo fate, eh? eh oppure qualcuno così potrebbe dire no perché io non consiglierei mai a mio figlio di, di doparsi o cose del genere. Quindi, dico, però, eh, è arrivato il però, eh, Perché c'è sempre il però. Però, se uno deve gareggiare e magari um, ambisce a qualche livello alto, allora è obbligato a doparsi. Cioè, avete capito? Obbligato, cioè, uno è obbligato a doparsi perché gareggia, quindi eh, ti, ti devi dopare. Vedete conto di come questa cosa è veramente una forzatura ridicola. Uno è obbligato a doparsi perché gareggia, ma dove sta scritto? Potrei anche dire che nessuno è obbligato a gareggiare, tanto per incominciare è una cosa che nella vita, forse nella vita uno, se, se mi dico, nella vita uno è obbligato a, a crearsi una posizione, a trovare un lavoro, a, non so, a crearsi un ambiente sociale favorevole, cioè cose che possono avere un senso, ma è obbligato a gareggiare, non esiste nessuno obbligato a gareggiare. Ma detto questo, se uno vuole gareggiare, nemmeno obbligato a doparsi, eh, ma se non è, se obbliga... Se non si dopo, però non arrivi a sette livelli. Eh, va bene, non arrivi a sette livelli, che vuoi? Non ho capito. Non, non, gareggia da natura, arriverà dove puoi. Se non ci arrivi ame. ma non sei giustificato a doparti perché devi fare chissà che cosa. Non c'è proprio nessun obbligo, è una tua scelta precisa, malevola, scellerata, e quindi non sei giustificato perché vuoi arrivare a altri livelli che poi non ci arriva praticamente nessuno. Non c'è giustificazione, lo fai perché lo vuoi fare? È come chi decide di drogarsi. mi drogo perché, non so. Mi drogo perché, non so, mi ha lasciato la ragazza. Mi drogo perché non so, soffro d'ansia, mi devo rilassare con l'eroina. Cioè, non c'è obbligo di fare questa cosa. È chiaro? Quindi non esiste che non c'è nessun obbligo di doparsi. Punto. Questa è veramente una delle, delle, delle cose più ridicole che si sentono dire, è chiaro quindi quando sentite qualcuno che dice eh, però se vuoi gareggiare devi doparti quel devi semplicemente non esiste, non è che deve, è una scelta che ha fatto lui, nessuno l'ha obbligato a farlo, nessuno l'ha portato lì con la forza a fargli le iniezioni per forza, no? Con la pistola alla testa. Sì, devi do parti, ingoia le pillole, nessuno. È una scelta che fa lui. È un po' come ho fatto l'esempio ho fatto esempio di una ragazza che vuole raggiungere certe mete Sociali, mettiamola così, e per fare questo, potrebbe usare la, la scorciatoia della prostituzione, cioè prostituirsi col primo arrivato basta che la paga, che è una cosa veramente ignobile che nessuna donna realmente vorrebbe fare. Ripeto, nemmeno le, le, la prostituta più, più conclamata vorrebbe che la figlia fa, fa, facesse una cosa del genere. Nessun padre. Voi avete figlie? Chi mi ascolta magari cioè, avete figlie, bambine? Vorreste che vostra figlia si prostituisse nei letti di, con persone per avere una scala sociale migliore? Ecco, è la stessa cosa. Non è obbligato a farlo. Ci proverà se ce la fa bene, se no nessuno lo obbliga a andare a letto con un tizio solo perché la paga, magari fa pure schifo, però eh, lo devo fare perché non lo devi fare. Non è nessuno è obbligato a fare niente. È lo stesso esempio, è chiaro? Andiamo avanti. Ah sì. Sì, sì, questa anche questa è veramente la si sente dire spesso. Eh. Questa è una scusa che ho sentito spesso ripetere da, da Filippo Rispoli. Che comunque io vi dico una cosa su, su Filippo. Ovviamente abbiamo idee di antipodi, eh, però lui, veramente è uno che non se cioè, la prende mai. Non, cioè io, a parte che siamo anche amici, nel senso, abbiamo anche collaborato su varie cose. Ma, cioè è uno che può discutere di queste cose anche. Con accuse precise, ripeto, siamo gli antipodi, però lui non se la prende mai perché lui risponde con calma, ovviamente a volte anche replicando rapp i suoi specchi. E questo che devo dire, me lo fa rendere simpatico. So che ha fatto una gara ieri, credo, non lo so, dico così. ciò so che doveva gareggiare, vedremo come è arrivato. Ho visto le foto della sua pre preparazione, tra virgolette, ma non ha nascosto niente di questa preparazione. Quindi voglio dire, quantomeno non nasconde niente anche nella. Diciamo, nella, nel fatto che comunque per come lo vedo io è sempre sbagliato, ma insomma, eh, vedremo come si è classificato. Insomma, questo lo dica a parte. E, anzi, un po' che non lo sento. Comunque, a prescindere, lo saluto. Ciao, Filippo. Eh, ecco, è questo. Eh. Si dice, E eh no, perché tanto se vi guardate in giro la società di oggi, eh, il fumo di sigaretta l'alcol, la gente mangia male, sono obesi, sovrappesi, fanno del male, malattie di diabete, malattie di Quindi se la gente si fa del male, gratuitamente, io che prendo che mi dopo, non sono peggio di loro, perché io devo essere addita additato più di loro, che in fondo si fanno del male anche loro. Come discorso di base, potrebbe sembrare logico, c'è un minimo di logica, ma se andate a fondo del ragionamento, è fallace anche questo, perché è come se si dicesse la gente si fa del male, sta sbagliando, e quindi lo posso fare anch'io. Sì, lo puoi fare anche te, ma come sbagliano loro, sbagli tu. Quindi cosa fai? Essendoci molti mali, essendoci molte persone che fanno scelte scelerate, il fatto che anche tu la fai, che cosa dovremmo dirti? Dovremmo dirti che fai comunque scelte scelerate come loro. Certo, come loro, eh, perché lo dico anch'io. Ma questo non è che può giustificare nulla. Cioè, se non scelerato come loro, come chi beve troppo alcol, come chi, chi fuma sigarette, chi si droga... Chi è obeso che rischia la salute, che è del schiavo del cibo. Sì, è vero, si fanno del male quelle persone come te lo fai tu, quindi non c'è giustificazione a prescindere, <ride> siete sullo stesso livello. Infine, 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 sì, anche questa, questa è un po' più sottile, eh? qui bisogna un po' ragionarci: questa è un pochino più sottile perché qui si tirano fuori sport pericolosi. E si dice eh, ma allora il motociclista che va a 300 all'ora eh, è in una condizione di rischio assurda, perché se cadi ai 300 all'ora non c'è protezione, non c'è casco che possa salvarti. Oppure gli alpinisti che scalano e, e magari poi ca cascano, cioè, succede, no? Sei là per aria, appeso dei chiodi e auto? Eh, le auto anche queste quando corri Insomma, si vuole anche qui tirare fuori una giustificazione per una, delle pratiche rischiose. Siccome esistono pratiche rischiose, io sono giustificato a rischiare anch'io. Allora partiamo da una base comune. Eh, pratiche rischiose nel momento che uno la fa si assume dei rischi e credo che questo non faccia piacere a nessuno, ma, non a lui, ma a chi gli sta intorno, voglio dire famiglia, amici, figli, padri, nessuno ha piacere quando qualcuno vuol fare, sia pure per passione, un'attività molto pericolosa, eh, perché è rischioso, quindi è chiaro che se magari eh, cioè, uno vuol fare la, la, il pilota di moto, si sa che correrai 300 all'ora sui circuiti, è chiaro che per esempio un padre o una madre sarebbero in apprensione, perché quando c'è la gara o magari oh, successo, sono caduti, che cosa è successo, chi fu chi do come è sempre asse perché è una situazione di rischio, ma certo che è una situazione di rischio, quindi è una situazione di rischio che uno si assume che io direi forse a nessuno è anche obbligato a assumere questi rischi se proprio vogliamo dire la tutta. Cioè, però lo sport, la passione ho capito, però ripeto, anche lì non ci sono obblighi, quindi mi tocca stare cristallino. Non ci sono obblighi a rischiare la vita per uno sport, la vedo così. Ecco, quindi mh, se non c'è obbligo nella... di rischiare la vita. Anche ah, correre di moto non c'è nemmeno, facendo culturismo e dopandosi, non anche, cioè, avete capito? Poi il discorso dell'alpinista, si proprio vogliamo dire a tutta, non è che sia proprio uno sport. L'alpinismo, quelli che vanno a conquistare le vette, non è nemmeno uno sport, non devono gareggiare contro nessuno, se non contro se stessi. Però è una pratica rischiosa è anche quella. Eh, pratica, quando qualcuno, voi sapete che un vostro parente, un vostro figlio, qualcuno è appeso su una montagna magari so, c'è anche il maltempo, so, uno è sempre in pensiero, perché è una situazione rischiosa. Anche qui dovrei dire, uno è obbligato a arrampicarsi sulle montagne e rischiare? No. Allora voi dire, ma allora uno la vita non può fare niente. Non è che non può fare niente. Ci sono attività che non sono obbligatorie e che forse si possono anche non fare. Se invece uno, che ne so, come ho fatto io, ho fatto per 37 anni il poliziotto che è rischioso, è rischioso, ma sto facendo un lavoro che è un lavoro, non è uno sport. E quindi questo fa parte veramente del lavoro. Ci sono professioni che sono connesse a rischio, ma sono delle professioni. Vedete come, cioè, ripeto, nessuno è obbligato a rischiare la vita per lo sport in generale, ma vado anche oltre. Che già questo giustifica un po' in generale la cosa, ma vado anche un pochino oltre. Guardate, che quando viene, lì faccio l'esempio delle moto eh, che abbiamo visto quanti incidenti tragici ci sono stati, eh, nella moto quando viene. Un incidente è un fatto oggettivo che capita, diciamo, um, capita alla persona, al mezzo, è un fatto meccanico, è un fatto di natura fisica. Uh, ma, uh, e quindi ci, ci può essere l'evento mortale o i traumi gravissimi, ok, che si cerca anche di minimizzare, volendo, ma comunque è un fatto proprio fisico, cioè un accaduto, uno scontro è un fatto fisico, ma guardate che il fatto del danno dei farmaci che uno si fa non è che perché nel, nel culturismo, cioè uno sta non, non fa niente, si allenano, non è che muore sotto un bilanciere schiacciato, muore perché lentamente quei farmaci o lentamente in modo acuto si, si intossica l'organismo, è diversa la percezione. Cioè, quello là è un evento sfortunato che è caduto, ma uno che si comincia a farsi dei farmaci comincia a, a intossicare il fisico ad allenarlo è una lenta intossicazione voluta e volontaria cioè l'incidente è sempre involontario e capita ma il fatto che un culturista si, si distrugge i cuori i reni è un fatto cioè, di, di auto, auto assunzione volontaria e di continuo avvicinamento all'evento avete conto la differenza penso di sì siete abbastanza intelligenti no è come uno che inizia appunto lentamente a bere nel tempo prima o poi va in cirrosi eh, questo è, è diverso dal fatto che uno casca con una moto per sfortuna ma alla fine tanto è sempre morto lo stesso, ho capito, però quello gli è capitato per sfortuna. Uno se le va a cercare buttando dentro della roba, iniettandosi della roba, secondo me dal punto di vista mentale è anche diverso. Ecco, io eh, mi fermo qua, fate voi le vostre analisi anche su quello che ho detto, magari se avete altre cose da dire, adesso magari arriveranno anche i sapientoni che dicono eh, perché sempre qualcuno che vuole venire a giustificare, giustificare, però io ho cinque ragioni, le ho dette ve lo, lo confutate confutate anche nel merito potrei anche dire questa cosa che comunque non fa parte diciamo delle cinque ragioni per cui uno si dopa però vi dico anche la differenza fra uno sport normale e doparsi, c'è cioè uno che corre in moto quantomeno va in circuito, fa le gare è una cosa legale, chi si dopa a prescindere è anche nell'illegalità, quindi rischia anche denunce giusto per chiarire eh, che, proprio, che non sono affatto sullo stesso livello va bene, ragazzi mh, grazie a tutti, al top